Non voglio fare l'apologia di papà stamattina perché credo che sta facendo abbastanza di quello che ha fatto. E mi commuove l'idea che un ragazzo nato negli anni 30, praticamente mio padre è nato nel 1928, quindi immaginatevi le difficoltà che ci sono oggi, pensate nel 1928 che cosa c'era qua, nulla praticamente. E lui con la caparbietà dello studio, ma con l'amore proprio, perché era proprio uno studioso, cioè lo studio, anche a me piace studiare moltissimo, però lo sapete che vuol dire, è fatica comunque, no? anche per le persone a cui piace, perché ci vuole la tenacia, ci vuole costanza, cioè ci vuole un impegno, no? Anche per chi è appassionato. L'idea che un ragazzo sia partito da qui, quanti anni fa? 100 anni fa, e che da solo abbia vinto una borsa di studio, però perché mio papà non veniva da una famiglia agiatissima, e quindi questo per me è un motivo di orgoglio ancora maggiore, che abbia vinto una borsa di studio e sia andato all'Università Cattolica di Milano, papà a 18 anni non aveva visto il mare. E questa cosa a me mi commuove, perché dico... il papà che faceva il salto in una bottega di Nusco Salendo, mio nonno era una persona molto speciale che era molto importante per papà, era un grande punto di riferimento per lui, e lui ha deciso di studiare da solo perché dice: ragazzi, io non so giocare a pallone, non so guidare, non so nuotare. Dico: mamma, se era un ragazzo dell'epoca si naprana, proprio non sai fare niente. E lui dice: ma io so fare il generale. E questa cosa la diceva e nessuno la percepiva come un senso di prosopopea, no? Perché ci stava, alla fine l'ha fatto generale, l'ha fatto veramente, no? Ed è partito da qua, da solo. Ora, non tutti possono essere circa di vita, neanche io, ma non ci penso proprio, cioè non ci voglio neanche pensare, perché ha avuto un percorso, come sapete, credo, importantissimo, ha avuto riconoscimenti altissimi, ha raggiunto cariche istituzionali dello Stato, che insomma, poi quando si faceva politica per davvero, a me dispiace tantissimo che voi oggi abbiate non solo le difficoltà che avete nella quotidianità per quello che stiamo vivendo, proprio a livello sanitario, a livello geopolitico, voi state vivendo insieme a noi forse uno dei periodi più difficili della storia del mondo dopo la Seconda Guerra Mondiale. La cosa che mi dispiace moltissimo è che non avete potuto vedere da vicino la vita politica di quando i politici facevano politica per riscattare il proprio popolo. Cioè, papà faceva politica veramente, a parte non avrebbe potuto fare altro, ma non per riscattare se stesso, per diventare qualcuno, per farsi la foto perché diventava famoso, come vedete. Lui credeva fortissimamente nell'idea dello sviluppo del proprio territorio e credo che abbia tentato di fare tutto quello che ha potuto fare, ha sicuramente fatto tantissimi errori, sicuramente può essere giudicato, è un personaggio pubblico, quindi se sei pubblico ti devi aspettare che moltissimi non la pensino come te, peraltro lui è democratico e quindi mi diceva: Antonia, tu devi accettare. Quando è nata la Lega, quando sono nati i 5 Stelle, che per me erano... Gli dico: ma chi sono questi? Cioè, che vogliono? E lui mi diceva: ferma, questa è la democrazia, cioè loro sentono la necessità di protestare, cioè mio padre me lo spiegava. E quindi è normale che si formino dei movimenti che poi però purtroppo si sono sgretolati, perché la protesta è giusta, ma poi tu devi anche saper governare, e invece si sono sfracellati tra di loro tutti quanti. Perché? Perché ognuno ha pensato alla propria posizione personale. Io vorrei parlare di voi, se mi permettete un minuto, perché ci tengo tantissimo.
siete il nostro futuro, siete il futuro di questo paese, quindi siete le radici e, come dire, e i rami che fioriranno di questo paese, quindi siete importantissimi. Per me siete allo stesso livello di mio padre come importanza umana, dico, prendo un fazzoletto che sono raffreddata, sono un essere umano normalissimo con delle pecche incredibili e so quanto papà ci teneva ai ragazzi e la cosa che vi vorrei dire veramente è importante ovviamente avere esempi, cioè papà era un po' fuori dall'ordinario, non dovete per forza essere sempre dei campioni, no? Ci sono dei momenti in cui cadrete, sbaglierete, fallirete, non abbiate paura dei momenti in cui le cose non vanno bene, fa parte del percorso. De Mita aveva delle motivazioni, è stato anche molto fortunato, ha vissuto un'epoca in cui c'era una forza nazionale di voler riprendere in mano le redini di tutto il paese, quindi non erano soli, erano migliaia di ragazzi che arrivavano dal sud e che sono diventati tutti classe dirigente, una delle migliori classi dirigente della storia d'Italia, no? E voi invece state vivendo un periodo molto difficile. Ognuno di voi avrà le vostre sensibilità, le vostre fragilità, le vostre insicurezze, non ne abbiate paura, fatene il vostro tempio personale, condividetelo solo con le persone che vi vogliono bene e cercate di fare quello che sentite dentro di voi, perché ognuno di voi avrà un suo talento. Non vi piace la matematica, vi piacerà qualche altra cosa, non vi piace la scienza, farete i pittori, non vi fate imporre dagli altri la vostra identità. Ognuno di voi ce l'ha, ognuno di voi avrà dei valori interiori importanti, ognuno di voi farà degli sbagli. Io vi auguro ovviamente a tutti di trovare una serenità e un percorso che vi renda autonomi dagli altri. Questa è la cosa che vi auguro di più, cioè di non chiedere agli altri per forza, perché io che sono stata la figlia di un uomo a cui ho potuto, io poi non gli ho chiesto quasi niente, vabbè, perché sono scema, però potevo chiedergli tanto, ma lui mi ha trasmesso inconsciamente l'idea che le risorse, come ha fatto lui, le risorse sono dentro di voi. Quindi avrete ovviamente, se potete chiedere a qualcuno che vi dà una mano, ci mancherebbe, mica siamo... Ma non pensate che la vostra vita dipenda da qualcun altro, soprattutto da un politico o da qualcuno con cui dovete fare compromessi. Le risorse spirituali per crescere e realizzare la vostra vita, che sarà piena di cose meravigliose ma anche di momenti tosti, perché la vita è fatta di sfide per tutti, perché la vita non guarda né nomi né cognomi né età, la vita arriva e ti porta tantissime cose meravigliose ma ti porta dei momenti molto duri. E avrete le risorse dentro voi stessi, è questo che vi voglio dire. Non dipendete dagli altri, poi dagli affetti. Testimonianza ancora una volta della vicinanza della famiglia De Mita, della grande intelligenza e del grande patrimonio immateriale che è riuscita a trasferire a questi ragazzi. Il presidente De Mita è sempre stato presente accanto alla scuola, proprio perché aveva cominciato con ideali, con pensieri che poi è riuscito a concretizzare nel suo grande lavoro politico, però ha sempre tenuto tantissimo, questo lo hanno riconosciuto tutti.
tutti, anche ovviamente in occasione del suo funerale, che era legatissimo al territorio e ai valori sani e spontanei di Musco e della gente appunto di Musco. Quindi veramente siamo grati alla famiglia De Mita per questa vicinanza. Ci teneva proprio tanto e ci teneva soprattutto a trasmettere quella che era la forza del pensiero, il fatto di poter andare avanti attraverso il pensiero, il ragionamento e anche il rispetto, la democrazia appunto. E adesso vorrei cedere la parola proprio ai protagonisti del nostro liceo, quindi a lei. Sì, buongiorno a tutti, ringraziamo la dottoressa per il suo intervento e entriamo nel vivo di questa mattinata attraverso un momento di raccoglimento e riflettendo su uno degli aspetti che più ha caratterizzato il nostro presidente, quindi il nostro sindaco, ovvero la fede, perché oggi più che mai credere è fondamentale, e recitiamo quindi un Padre Nostro in lingua greca. Nel frattempo erano trascorsi 3 anni, noi eravamo un po' cresciuti e lui, nonostante tutto, indossava sempre un sorriso fiero ed orgoglioso espresso con gli occhi. Giunse così una proposta diretta, tenere una lezione sulla politica, interfacciandosi direttamente con noi ragazzi e con altri ospiti di spessore. Qualche mese dopo avevamo la data. A causa di forze maggiori quell'incontro non si è mai tenuto ed è stato un motivo di grande rammarico. Tuttavia, ognuno di noi ha impresso nella propria mente il suo monito. Ragazzi, studiate, perché solo la cultura potrà garantirvi un futuro. Questa è la testimonianza più forte che il nostro presidente ci ha lasciato. E questa scuola è il nostro tesoro, ne è il garante. De Mita tendeva anche spesso a sottolineare il rapporto che intercorre tra pensiero, parola ed azione. Io credo alla parola. Dio ha dato agli uomini la parola perché possano comunicare. Il rapporto tra la parola e le intenzioni di una persona sono la moralità della persona. Da buoni classicisti non possiamo far altro che associare questa considerazione ai grandi della letteratura greca e latina, in particolare a Tucidide, il quale evidenziava l'importanza del possedere un proprio pensiero, sicuro, basato sulla verità dei fatti, che si potesse tradurre in un'azione concreta, mirata.
Con lo scrittore ateniese non condivideva solo questo, ma anche l'idea di democrazia. Tucidide era fermamente convinto che il potere non potesse essere concentrato nelle mani di pochi, ma che spettasse alla maggioranza, fornendoci i primi spunti per parlare di popolo, potere e democrazia. Anche Demita riteneva che la cellula della riorganizzazione democratica fosse la comunità e che un buon politico era colui che prestava ascolto a tutte le sue necessità. Una vita spesa per l'Italia, per Musco, era questo il presidente. A prima acchito incutiva un po' di timore, ma era qualcosa di più di semplice soggezione. Era rispetto, reverenziale silenzio di fronte alla storia, a quella stessa storia che noi abbiamo avuto l'onore di osservare con i nostri occhi e che le future generazioni avranno modo di conoscere attraverso i libri, che lui pure amava tanto. Presidente, avremmo voluto davvero condividere il piacere di un incontro, ma il tempo è tiranno e non ci ha concesso più occasioni. Manterremo fede alla nostra promessa di dialogare su quei valori per i quali ha battuto durante tutto il corso della sua vita. Il suo ricordo è vivo nei nostri cuori. Forse con il mio ringraziamento e anche la commozione per quello che ho visto, forse devo dire il mio grazie a lei, a tutti i presenti, a questi ragazzi meravigliosi che so che lo ricorderanno quale sprone per raggiungere la vostra meta. Grazie. Dopo quanto è stato detto da Antonia e il saluto della signora De Mita, io voglio soltanto dire due parole. Con tutta la modestia di questo mondo, noi proseguiremo il cammino che il Presidente ci ha indicato. Lo dico per quanto riguarda l'amministrazione comunale, che credo, ed è stato dimostrato ampiamente, abbia sempre partecipato alla per chi studia, come voi, l'amore per proseguire un bel percorso, avere delle chance nella vita straordinarie, noi e portate nella mente sempre, il Presidente è sempre in mezzo a noi. Grazie. Grazie a tutti, avevamo iniziato quest'anno, visto la foto prima così abbassata, proprio con il Presidente, lo ricordo ancora, a settembre del 21, qui in questo piazzale, e effettivamente sono immagini queste che sono impresse, penso, nel cuore di tutti noi, perché abbiamo sentito proprio la vicinanza del Presidente in ogni momento. Il primo filmato che ovviamente ha raccontato la storia del Presidente è veramente un libro di storia, sembrava di sfogliare appunto le pagine di un libro di storia internazionale. Però la parola mi ha lasciato un po' perplessa, perché ho detto: ma è possibile, non hanno inserito un'immagine dei ragazzi? Eppure il Presidente stava sempre qua. È vero che ha avuto insegnamenti, come dire, cioè incontri internazionali, però stava qua. Dove stanno i suoi ragazzi? E poi chiaramente avete fatto benissimo a fare, come dire, un capitolo a parte dedicato a noi come scuola. Seguire, io quello che ricordo del Presidente è appunto questo suo desiderio tenace di incontrare sempre i giovani. E appunto ricordo l'ultimo incontro di settembre, abbiamo avuto prima un primo approccio qui nel piazzale, poi ha voluto con caparbietà incontrare tutti gli alunni girando classe per classe, e con ogni classe si è trattenuto ovviamente discutendo e chiedendo osservazioni. Quindi ha dimostrato una vivacità intellettuale e una voglia continua di fare sempre, in ogni momento della sua vita. Noi dobbiamo ovviamente essere grati per questo e trarne
un esempio fondamentale. È un'altra cosa che mi ha colpito, quando lo sentivo parlare, dopo dovevo sempre ritornare sulle parole che diceva per cercare di coglierne il significato, e pensavo di essere un po' io lenta nel cogliere questo suo pensiero. Poi ho sentito un'intervista che fecero in televisione, in cui il presentatore ricordava un aneddoto, cioè che quando De Mita aveva partecipato a un convegno internazionale in cui c'era necessità di tradurre quello che diceva il suo pensiero, a un certo punto il traduttore si è levato le cuffie e ha rinunciato a tradurre quello che lui voleva dire, perché era talmente, come dire, profondo e articolato il suo pensiero, che era difficile anche per il traduttore, stargli dietro. Questo per appunto far capire come effettivamente vedeva oltre, era realmente un visionario, cioè riusciva a percepire e a cogliere come dire, le direttive del paese, del mondo, ancora prima che le cose accadessero. Quindi davvero dobbiamo prendere esempio da lui, e voglio ricordare anche qualcosa che è stato detto durante il funerale, cioè ha sempre ricordato il fatto che è importante lavorare in gruppo, vale a dire, se uno vuole arrivare per prima deve gareggiare da solo, ma se vuole andare lontano deve lavorare in gruppo. E questo è un bellissimo insegnamento, proprio perché è fondamentale che tutta una comunità come questa appunto di Musco, come la nostra scuola, come voi, insomma, dovete imparare, dovete saper stare con gli altri, dialogare, apprendere anche dagli altri per poter portare avanti voi stessi, ma anche tutti gli altri. Grazie alle mie ragazze, a nome dei nostri ragazzi, a salutare chi effettivamente è ancora qui, come diceva Ilaria, la sua voce, la sua presenza, Antonio, la sua presenza noi l'avvertiamo e la sentiamo, e simpaticamente ha voluto davvero bene ai nostri ragazzi. Non tanto come uomo politico, come padre. Ecco la scelta dei due messaggi, e grazie anche al papà di Attilio, a Carlo Fierro, che ha voluto omaggiarci di questa chicca preziosissima, davvero. E, quando arrivai qui come responsabile, perché la sua preside è simpatica, cioè la tua preside mi è simpatica, la prima cosa che fece istituì la sua borsa di studio, lo commentavamo, me l'ha ricordata Walter affettuosamente prima. Il primo anno Antonia, i primi tre classificati, ok. E lui, studiate ragazzi, perché la scuola è importante, per il secondo anno ogni classe due, eco, ex eco. Tutti, dice, ma avete esagerato, dobbiamo aumentare allora. E te ricordi Walter? Il terzo anno arrivarono tre ragazzi, Alex, con lo stesso voto, con la stessa media, perché avevano davvero accolto e fatto proprio questo insegnamento, l'importanza dello studio. Non l'abbiamo detto anche in chiesa, il vero potere, la vera eredità è questa, è la cultura. Lui ci teneva e ci ha dato questo grande insegnamento che porteremo nel cuore. L'appuntamento che avevamo con lui era di stampo europeo. Lui aveva apprezzato sia il progetto EPAS e il progetto ASOC, che noi come scuola abbiamo portato avanti. Comincio ad invitare i ragazzi di Quinta a venire qui accanto a me. E dovevamo chiudere insieme a lui, ci fece spostare la data perché voleva essere presente, insieme a Franco Roberti, il magistrato, persona che stimava tanto, e anche la testimonianza del dottore Roberti, in sede privata, la nostra dirigente fu straordinariamente affettuosa e alta di spessore, così come ovviamente si fa tra persone culturalmente alte.
Oggi noi vogliamo, i ragazzi di prima non lo sanno, è una sorpresa, Antonia, se vieni accanto a noi, io ti chiamo. No, dai, no, guarda, la foto, la vista, dai, dai. Allora, noi oggi vogliamo consegnare simbolicamente, i ragazzi di prima dall'altra parte cominciano ad alzarsi perché non lo sanno, magari farà la testimone, la cavalletta. Il progetto ASOC è un progetto europeo che ha visto protagonisti i ragazzini di prima. Abbiamo usato, così come lui suggeriva, praticamente un progetto di monitoraggio sui fondi europei. Lui rimase molto contento di questa iniziativa, svolta nella nostra didattica, in una stretta collaborazione con la collega di diritto, la professoressa Iuliano. Siamo arrivati ad un tavolo di discussione che si terrà a Roma il 15, ci sarà una rappresentanza, ci sarà Figlio e Salvatore, rappresenterà l'altra classe, la quarta. Allora, vogliamo consegnare gli attestati ai bimbi di prima, e lo faranno simbolicamente prima le ragazze di quinta perché lasceranno il testimone ai piccoli e poi gli altri magari poi li consegnerai tu. Prego, allora. Vabbè, consegna Martina, anche Davide. Forza, un applauso ragazzi. Sofia, Benedetto Lucia. Carrozza e Ciociola non ci sono perché hanno avuto... Sì, Ciociola c'è, allora prendi anche quello di Carrozza che purtroppo ha avuto un incidente. Consegna Raffaele. Mattia. D'Angeli Francesco. Massimo è la nostra perla. Lui ha cominciato la misericordia di Torella. Grazie ragazzi.
se delicate e belle come voi. Se permettete, volevo giustamente salutare anche i colleghi che hanno condiviso, il professore Cassese.